Ben ritrovati a Passione Biancorossa, la trasmissione dedicata all'FC su Tirol. Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera al nostro graditissimo ospite di quest'oggi, il centrocampista biancorosso Marco Beccaro. Ciao Marco, benvenuto nei nostri studi, ben buonasera trovato. A tutti, buonasera a tutti. Innanzitutto come stai? Tanto sto abbastanza bene, dai. Sul lunedì ho fatto l'ultimo controllo a Brescia e il dottore mi ha detto che sto bene e quindi adesso piano piano, insomma, tra un mesetto dovrei tornare anche a correre sul campo, quindi sta procedendo tutto alla grande. Ecco, ricordiamo a chi ci segue che ha magari ha avuto occasione di stare meno dietro alle tue vicende, in che cosa è consistita la tua operazione? Praticamente da un annetto che vado avanti con problemi al tendine d'Achille, finché sono arrivato a un punto che anche la mattina mi svegliavo, mi faceva male a camminare, quindi ho dovuto intervenire, ho fatto tipo una pulizia del tendine d'Achille, in più mi hanno limato il calcagno che aveva tipo un piccolo speroncino, quindi l'operazione per loro banale, però insomma sempre sul piede, ma un po' complicata, dai. Certo, hai iniziato la riabilitazione, quindi diciamo che piano piano cominci a vedere la luce in fondo al tunnel, anche se i tempi saranno relativamente lunghi. Sì, mi aveva detto 3-4 mesi, quindi credo che stiamo rispettando, magari mi ha detto che sto abbastanza bene, quindi potrei accelerare un pochino, però sai, il piede è un po' delicato, quindi meglio prendersi una settimana in più che una in meno e accelerare e forzare i tempi, ecco. Nelle strutture dell'FCS Center sei tornato a rivivere la quotidianità insieme ai tuoi compagni. Complessivamente, come possiamo fin qui valutare le prime 15 giornate di campionato? Penso che finora stiamo facendo un campionato straordinario, insomma, non solo, cioè, ce lo dicono tutti, i numeri parlano, siamo primi in classifica, siamo imbattuti, anche ieri siamo usciti vittoriosi dalla trasferta di Teramo, insomma. Stiamo portando avanti un percorso importante che è partito l'anno scorso e che adesso lo stiamo proseguendo in maniera eccellente. E andiamo per gradi. Allora parliamo di campionato, con l'ausilio della grafica andiamo a vedere i risultati, la classifica e il prossimo turno del girone A, quindicesima giornata. Juventus Under 23 Fiorenzuola 2-1, Pro Patria Seregno 0-0, Gianna Erminio Renate 0-1, Pergolettese Pro Vercelli 4-0, Piacenza Padova 1-3, Pro Sesto Albino Leffe 0-0, Sutilo Ferralpi Salò 1-1, Trento Lecco 3-0, Virtus Verona Mantova 1-0 e Legnago Triestina 0-2, per una classifica che vede in testa il Sutilo la quota 37, Renate 32, Padova 30, Ferralpi Salò 29, Triestina 23, Albino Leffe 22, Juventus Under 23 21, Pro Vercelli 20, Trento 19, Virtus Verona, Lecco e Piacenza 17, Seregno, Fiorenzuola e Pergolettese a quota 16, Pro Patria 15, Mantova e Legnago 14, Gianna Erminio e Pro Sesto 12. Il prossimo turno vedrà impegnate Ferralpi Salò, Pergolettese nella giornata di sabato, quindi domenica 17:30, Fiorenzuola Legnago, Juventus Under 23, Virtus Verona, Lecco, Sutirol, Mantova, Renate, Padova, Pro Vercelli, Pro Sesto Trento, Seregno, Gianna Erminio, Triestina, Pro Patria, Albino Leffe, Piacenza. E fin qui i numeri. Marco, a proposito di Juventus Under 23, c'è stato l'esordio in Champions League, niente poco di meno che contro il Chelsea, di un giocatore che ha giocato contro il Sutilo in Coppa Italia di Winter. Sì, sì. Quindi per dire che Sicuramente è una squadra talentuosa, fatta di giovani interessanti, anche c'era un altro ragazzo che è stato convocato nell'Argentina, sì, mi sembra. Esatto, Sule. Però sai, magari peccano sotto l'aspetto dell'esperienza, però sono giovani talentuosi che sicuramente faranno strada, magari possono avere alti e bassi, hai capito, magari non saranno continui nell'arco di un campionato, però sicuramente nella partita singola possono metterti in difficoltà. 11 nazionali, tra l'altro, tra Under 21 e Under 19, questa dimostrazione che appunto la Juventus Under 23 è una fucina importante ed un progetto significativo, questo per rafforzare anche il risultato che Sutilo ha ottenuto contro una squadra di questo valore. No, sicuramente, poi li abbiamo battuti sia in campionato che in Coppa nel giro di 3 giorni, e sicuramente è un percorso importante, adesso è iniziato un progetto che magari anche altre squadre avevano aderito a fare tipo le seconde squadre, non so, l'Inter, il Milan, dopo non so per quali motivi, insomma, hanno rinunciato, però secondo me è un'opportunità importante per far crescere, insomma, e piuttosto che farli giocare magari in primavera, questi giovani, in un campionato già interessante come la Serie C, ecco.
Allora, prima di andare a vedere il servizio della partita di domenica scorsa contro la Feral Pissarò, ricordiamo anche i risultati di Coppa Italia, i quarti di finale che si sono giocati ieri: Teramo su Tirol 0-3, Albino Leffe, Catanzaro 0-1, Padova Viterbese 1-0 e Fidelis Andria Piacenza 1-0, con le vincitrici che accedono alle semifinali che si svolgeranno con gara di andata e ritorno rispettivamente il 15 di dicembre e il 19 di gennaio. Gli accoppiamenti sono Fidelis Andria su Tirol con prima gara in esterna e Padova Catanzaro. Poi vedremo i riflessi filmati della gara di Teramo. Facciamo quindi un passo indietro e andiamo a domenica scorsa al Druso e nel servizio della redazione vediamo gli highlights di Sutirol Feral Pissarò. Il sogno di portare a casa la settima vittoria consecutiva e per di più contro una diretta concorrente per la Serie B è durato una settantina di minuti. Tanto è passato dal gol di Bro al quarto d'ora e il pareggio di Balestrero all'84esimo. L'1-1 finale comunque non è considerato un risultato negativo in casa FC Sutirol, che porta a 15 la serie positiva, anche se si è visto rosicare due punti da Renate e Padova, le più immediate inseguitrici. Al Druso si mette subito bene per la truppa di Javorcic, che passa alla prima occasione. Al 13esimo, lungo lancio di Zaro, Casiraghi difende la palla per la corrente Bro, che a 2 metri dal limite fa partire un destro che beffa il portiere ospite sul primo palo per l'1-0, che fa schizzare in campo tutta la panchina dell'FC. Immediata la reazione dei gardesani, che al 15esimo impegnano Poluzzi con un doppio intervento su conclusione di Di Molfetta. Ben più ghiotta al 25esimo l'occasione per il 2-0 dei padroni di casa. Punizione di Casiraghi, batti e ribatti nell'area ospite con la palla che arriva a Fischnaller, che tutto solo davanti al portiere si fa respingere un destro a botta sicura. Passano 5 minuti e Casiraghi serve Fischnaller, che vede libero Tait, sulla cui conclusione un difensore sfiora l'autogol. Nella ripresa ancora una buona occasione per l'FC, ma la punizione dal limite di Casiraghi sfiora la traversa. Nel finale sale la pressione del Salò, che al 35esimo va vicino al pari con un'azione insistita sulla sinistra e conclusione finale di Guerra, che mette i brividi ai tifosi del Druso. È il preludio al gol dell'1-1, che arriva al 39esimo al termine di una furibonda mischia. Poluzzi respinge il tiro di Miracoli, ma proprio sui piedi della corrente Balestrero, che da posizione defilata mette dentro nonostante il disperato tentativo di salvataggio di un difensore. È il primo gol subito in casa dall'FC in questa stagione, ma alla fine mister Javorcic non fa drammi. Dopo 15 turni di campionato l'FC resta in testa alla classifica del Girone A con 37 punti, 5 in più del Renate, che ha vinto 1-0 sul campo del Giana, e 7 sul Padova, che ha espugnato Piacenza per 3-1 e che deve ancora recuperare la sfida con la Juventus Under 23. Adesso tutta la concentrazione del Sutirol va all'impegno di dopodomani nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, che vedrà i biancorossi impegnati in gara secca a Teramo per l'accesso alla semifinale. Fischio d'inizio alle 17.30. Marco, quelle come quella con la Feral Pissarò sono partite in cui può succedere davvero di tutto, sono scontri diretti importanti. Il risultato finale va sicuramente valutato e considerato in relazione a quanto hanno detto complessivamente i 95 minuti. Questo per dire che il pareggio ci può stare. Sì, un pareggio che ci può stare. Magari l'unico rammarico è stato magari non chiuderla nel primo tempo, che così magari l'avremmo sicuramente avuto più possibilità di portare a casa i 3 punti, però nel complesso penso che sia un pareggio che ci sta contro un'ottima squadra, che anche lei viene da una serie di risultati utili consecutivi, quindi proseguiamo il nostro percorso, è un punto guadagnato, nel senso che continuiamo anche noi nella nostra striscia e andiamo avanti. E andiamo a sentire allora quanto ha detto mister Javorcic nell'immediato dopo partita e quanto ha detto anche Marco Moscati. Se prendi gol a 5 minuti dalla fine un po' di rammarico ti rimane, poi se vai a vedere la partita nel suo complesso è un risultato che ci può stare, probabilmente quello più giusto. Penso che nel primo tempo quando l'abbiamo sbloccata abbiamo avuto 2 o 3 occasioni dove magari potevamo reagire meglio e quindi portare magari la partita più in sicurezza. È chiaro che dopo nel secondo tempo invece dovevamo fare qualcosa in più per portare obiettivamente la partita, la vittoria a casa. E sapevamo che Feralpi è un avversario strutturato, noi poi nel contesto della partita abbiamo dovuto anche gestire tante situazioni un po' di emergenza. Ripeto, è un punto che comunque è positivo perché allunga comunque la striscia e si va avanti. Ecco, è una partita che ci può lasciare tanto, perché secondo me
In certe situazioni si poteva giocare meglio. È stata una partita combattuta e siamo riusciti a passare in vantaggio subito. Abbiamo avuto altre occasioni da gol che non siamo stati altrettanto bravi a sfruttare. E poi ci siamo difesi bene, peccato poi per il gol concesso alla fine. Ci fosse stato il 2-0 non ci sarebbe stato l'1-1, sono di questa idea io. Nel senso che il 2-0 avrebbe messo la partita su un binario completamente diverso. Due squadre forti che si affrontano, è stata una partita combattuta e appunto peccato per il pareggio all'ultimo minuto. Marco, sta facendo notizia la difesa del Sudtirolo. Possiamo dire che la potenzialità difensiva della squadra è sicuramente una preziosa risorsa che appartiene tuttavia a tutto il gruppo. Sì, certo, è un lavoro che viene fatto da tutta la squadra, perché gli attaccanti sono i primi difensori, dicono, e nella nostra squadra è la verità, perché veramente corrono per tre e si fanno il mazzo, sia in allenamento che in partita, però è tutto il lavoro della settimana, che viene portato poi alla domenica in campo e insomma si vedono i risultati, ecco. Ci fermiamo ora per qualche istante, restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa, dove parleremo di Coppa Italia. Una finestra Internorm ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Per questo ce ne sono 26 milioni nel mondo. Sfrutta l'ecobonus con Internorm. Vedrai la differenza. Ciao, sono Marion. Entra con me nella banca del futuro. Qui sei tu a personalizzare le funzioni e a selezionare proposte e servizi su misura per te. Puoi acquistare e sottoscrivere i prodotti direttamente online. Per molte operazioni bancarie basta un click. E se vuoi, i bonifici sono istantanei. Tutto questo è on, l'online banking di Sparkasse. Con Sparkasse sei always on. 200 Jahre Tiroler Versicherung. Feuer und Flamme für die Frauen. 200 Jahre feiern wir fraulich. Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte. Informationen zur Teilnahme unter frautiroler.info. Jetzt einreichen. Sicher sind wir weiblich. Die Tiroler Versicherung. GS Group è tra le poche imprese della provincia ad avere i requisiti richiesti per la sanificazione da agenti patogeni e virus Covid-19. I nostri atomizzatori di perossido di idrogeno ci permettono in breve tempo e ad un costo contenuto di ottenere un risultato che rispetta tutti i protocolli sanitari. Non esitate a contattarci per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati. GS Group, Bolzano, via Galilei 10H, www.globalservice.bz.it. Bene, ritrovati a Passione Biancorossa con Marco Beccaro. Ieri, abbiamo detto prima, la gara di Coppa Italia e quarti di finale in quel di Teramo, con un successo per 3-0 da parte del Sudtirol, che vale l'accesso ad una storica semifinale. Mai in 21 edizioni disputate di Coppa Italia la squadra biancorossa era arrivata in semifinale. Quella di ieri, Marco, che gara è stata? Beh, è stata una partita dominata, secondo me, dall'inizio alla fine.
Non c'è mai stata partita, siamo stati bravi subito ad approcciare bene, bene la gara e metterla nel binario giusto, perché abbiamo fatto subito gol con Davide e poi l'abbiamo gestita alla grande, come sempre. Anche perché le gare secche non sono mai facili da affrontare, soprattutto in trasferta. No, soprattutto anche perché per la trasferta che abbiamo fatto, insomma, tanti chilometri, e venivamo da una partita tosta fatta domenica e veramente è stata fatta un'ottima partita. E andiamo a vedere gli highlights della partita di ieri a Teramo. L'FC Südtirol conferma il suo ottimo periodo, conquistando per la prima volta nella sua storia le semifinali di Coppa Italia di Serie C, e lo fa in modo autorevole e convincente, sbancando lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo con un 3-0 che non ammette discussioni. La squadra di Javorčić parte in quarta e sblocca il risultato già al sesto, quando Fabbri innesca Voltan, che entra in area e chiude uno splendido assolo, piazzando un destro imprendibile per il portiere abruzzese. La sfida, valevole per i quarti di finale, si gioca in gara unica e dunque è bene cercare di mettere al sicuro il risultato al più presto. Alla mezz'ora ci prova Odogwu, che se ne va sulla destra in azione solitaria, ma il suo tiro non impensierisce Tozzo, che 5 minuti dopo è fortunato quando un cross di Voltan viene deviato di testa da Pinto. La palla sbatte sulla traversa e torna in campo, ma l'azione sfuma. Altri 3 minuti e Candellone ci prova dai 25 metri, ma il bolide esce di poco. È il preludio al raddoppio che arriva al 41esimo. Punizione di Gatto, che pesca Malomo, che spizza di testa per Vinetto, che piazza l'inzuccata vincente. La ripresa è poco più di una. Il Teramo prova a ridurre le distanze, ma Meli non si fa sorprendere né dal mancino di Malotti al secondo né dalla botta dalla distanza di Fiorani al 22esimo. Meno attento il portiere locale al 25esimo, quando non trattiene una conclusione non certo irresistibile di Rover. Finisce dunque 3-0 e mister Javorčić non può che essere soddisfatto. Prosegue dunque il cammino in Coppa Italia dell'FC, che in semifinale dovrà vedersela con la Fidelis Andria, squadra che in campionato viaggia nei bassi fondi della classifica del girone C e che ieri ha eliminato il Piacenza. L'accesso alla finalissima passa da una doppia sfida con andata il 15 dicembre in Puglia e il ritorno alla Druso il 19 gennaio. Fin qui le immagini della partita di ieri a Teramo di Coppa Italia, vinta per 3-0 dal Südtirol, come abbiamo potuto vedere. Sentiamo ora le opinioni a caldo di mister Ivan Javorčić e di Davide Voltan, che ha sbloccato il risultato. È stata una bella partita, faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto un'ottima partita. E sono felice anche per la società, che comunque ha raggiunto un storico successo, e faccio complimenti comunque anche ai nostri avversari che secondo me comunque rimangono un'ottima squadra. Cerchiamo di coinvolgere tutta la rosa, oggi ci hanno aiutato anche i ragazzi della Beretti, che comunque anche nel settimanale ci danno una grande mano. Penso che tutti insieme stiamo lavorando bene e cerchiamo di finire al meglio l'anno. Comunque rimane un periodo, secondo me, bello e interessante da vivere. Adesso ci concentriamo alla trasferta di Lecco, che abbiamo un'altra trasferta che sarà quinta in 20 giorni, quindi dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sulla domenica. Ma il collettivo, la fluidità di manovra, la capacità di gestire i momenti, è stata una prova collettiva importante. Sono contento di essere tornato al gol, sono contento che siamo riusciti a passare, a vincere. È bello ritornare a giocare, a star bene, e sono contento perché la squadra sta facendo bene e anch'io adesso mi sento bene, quindi perfetto così. Era molto importante perché comunque era un mese e mezzo che ero fermo e quindi sicuramente mettere minuti sulle gambe per me era importante. Marco, tu sei biancorosso dal gennaio del 2020, quindi ormai l'ambiente lo conosci molto bene. Possiamo dire che è in corso un processo di crescita costante e complessiva? Sì, sicuramente. È un lavoro che parte da tanto tempo, sia a livello societario che a livello di squadra. E penso che adesso stiano arrivando i risultati di quello che è stato costruito nel tempo. Di sicuro adesso non dobbiamo fermarci adesso, perché è proprio adesso che viene il bello, insomma. La società biancorossa da tempo abbraccia una serie di progetti importanti. L'altra sera con il partner Randstad ha avuto luogo un importante workshop, un evento formativo riservato alle aziende con protagonisti tre grandi personaggi: Josefa Idem, Jack Sintini e mister Javorčić. Vediamo il servizio.
feedback molto positivo rispetto al fatto che abbiamo avuto una platea fantastica che è venuta ad ascoltarci e soprattutto l'onore, no, di portare due testimonianze come quella di Josefa Idem e quella di coach Ivan, che io mi rinuncio a pronunciare il suo cognome, ma è veramente estremamente interessante rispetto a quello che ci hanno raccontato e i temi su cui ci hanno fatto riflettere, da sport individuale a gestione invece di sport di squadra, e quindi tanti argomenti molto molto rileggibili anche in chiave aziendale. Per me è stata un'esperienza incredibile, no? Prima di tutto condividere quello che è la mia esperienza, ma soprattutto ascoltare quella enorme delle persone come Jack e come Josefa. È stato bello anche rappresentare Südtirol come società, che penso che sia all'avanguardia di quello che è l'atto sportivo, e quindi questa capacità di gestire una società sportiva come un'azienda è una cosa che gli è riconosciuta anche a livello nazionale. Diciamo così che noi sul palco ci siamo veramente anche divertiti a declinare insieme, anche in un concerto, in un grande lavoro di gruppo, dei concetti che poi secondo noi sono trasferibili in azienda e nelle imprese, e mi sembra proprio anche che siano arrivate dei concetti. Perciò, oltre che essere stata divertente, e il lavoro è bello che sia divertente, credo che sia anche molto, molto utile. Sappiamo che siamo sostenuti da tantissimi sponsor e partner e noi vogliamo dargli dietro qualcosa. Lo semplice striscione allo stadio non conta più oggigiorno, bisogna cercare di coinvolgere le aziende, bisogna dargli dei riscontri positivi e bisogna dargli degli input anche per le loro aziende. Attraverso questi eventi riusciamo a farlo. E rieccoci in studio con Marco Beccaro, stiamo imboccando addirittura d'arrivo di questo 12° numero di Passione Biancorossa. Marco, domenica trasferta in casa di un Lecco che ad inizio settimana ha cambiato allenatore, quindi un'altra gara da affrontare al massimo, è banale dirlo ma è così. Sì, è sempre così, le partite ormai sono sempre più dure, e il campo è anche sintetico, quindi un'altra accortezza da fare in più, e sicuramente faremo la nostra partita come l'abbiamo sempre fatta e dobbiamo continuare su questa strada. Senti, a proposito di campo sintetico, una curiosità, da giocatore c'è molta differenza tra l'erba del Druso, diciamo, cioè il top e il sintetico. Sicuramente sì, e poi anche questione di abitudine, nel senso, se una squadra si allena sempre sul sintetico e poi gioca la domenica è un conto, ma se tipo come noi ci alleniamo sull'erba e poi la domenica vai a fare la partita sul campo in sintetico è tutto un altro conto, il rimbalzo, ci sono tante situazioni che possono cambiare. Sì, lo abbiamo visto anche a Vercelli, in effetti sì, i primi momenti sono quelli di analizzare la situazione del campo per capire come funziona. Devi adattarti, insomma, certo. Poi ci sono anche certi tipi sintetici, alcuni sono metà e metà, alcuni sono di vecchio tipo, dipende, insomma. E il rimbalzo è diverso? Il rimbalzo è diverso, esatto, può essere più alto, più basso, può non rimbalzare, dipende. Senti Marco, qual è l'avversaria che fino a questo momento ti ha impressionato maggiormente tra quelle incontrate magari o anche tra quelle che hai visto? Ma penso che forse la Feralpi Salò, a livello di struttura fisica, di compattezza, di organizzazione, credo finora sia quella che mi ha maggiormente colpito. Allora, con una battuta che deve essere anche di buon auspicio, quando ti rivedremo in campo? Dai, fine gennaio, dai, per prenderla un pochino larga, poi magari se anticipiamo i tempi brindiamo insieme, esatto, col nuovo anno, insomma. Grazie Marco, grazie infinite. Il 12° numero di Passione Biancorossa termina qui, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.